Vediamo. Facciamo Va noi, bene. vediamo. Allora, Allora, comincio a leggere Eufovia. Basta, non si parla io più ti di questi lascio la argomenti. conduzione, Claudia, perché ho bisogno di andare a fumare Vai, vai, una tranquillo. sigaretta di Stato. Va Fumati bene? una Sì, parmigianina, va. Ciao. ok. Ciao. Ciao. Ma Ciao. Virginia Allora, resta con noi? è certo Certo. che resta con noi, se Oh, no, ecco, meno male, non avevo scusa. capito questa cosa. Io sto un po' Anzi, ritorno sozzato, di Virginia Fiume, una leggera euforia, ma... proprio Infatti, appunto c'era standing un... ovation. Allora, ok, mi sembra che gli altri hanno smesso di parlare. Bene, No, allora, poi vi farò una serie di domande su delle due o tre notizie di attualità dall'Italia. Però prima cosa, per alleggerire un po' l'atmosfera, volevo domandare a Virginia qual è la situazione proprio del narcotraffico e dei consumi anche, diciamo, popolari nei territori occupati, tanto per alleggerire un attimo. Sicuramente sarai al corrente anche di questo aspetto, perché essendo una persona che conosce e che è stata e che conosce persone che abitano quotidianamente lì, magari sei al corrente del tipo di consumi, di come la polizia si comporta nei confronti delle violazioni, cioè, ma non è che pretendo un trattato serio a livello politico, delle esperienze quotidiane dalle quali noi possiamo riuscire a capire un attimo che aria tira in questo senso, perché è interessante anche questo aspetto, Lo perché si poi fanno ci le sarebbe da canne. considerare, per esempio, Israele è fra quelli. Innanzitutto è quello che porta avanti l'esperimento innovativo di dare la marijuana ai vecchietti negli ospizi, che stanno tutti benissimo, c'è gente che ha ricamminato, che va in seggio alle rotelle da anni ed è una cosa interessante comunque. C'è stato anche un intervento al nostro Consiglio Generale del Transnazionale di un esponente del partito della Foglia, verde o lunga, non mi ricordo, te lo sai? La Ah no, aspetta, non so come si chiama, però sì, foglia c'è una. verde, secondo me, la foglia, le foglie verdi. Qualcosa del Esattamente. genere, che comunque era un sostenitore della legalizzazione della canapa specificamente, proprio la foglia verde, ed era comunque venuto a, diciamo, prendere dei contatti con noi. Nel mondo palestinese, io non voglio fare assolutamente un giudizio né un confronto di merito, una cosa antropologica, sociologica, perché alla fine di due popoli si trattano, ed era un confronto tanto per capire come si. Così, qualche aspetto quotidiano della vita in Palestina relativa a questo tema. Allora, intanto mi sa che il Partito Verde ha delle posizioni interessanti anche in termini di relazioni con i palestinesi, la butto lì. Però no, allora dal punto di vista Grazie. dei consumi locali, io non lo so tanto, sinceramente. Quindi quello che so sono racconti e cose. Dunque, credo potrei dire che è un consumo privatissimo, nel senso che nel momento in cui dovesse essere un consumo pubblico, interviene la polizia locale, la polizia dell'autorità palestinese. Credo che ci sia previsto il carcere, mi hanno detto di recente. Non saprei dirti quanto tempo, quanto, però anche per il consumo, credo che sia proibizionista in questo senso. C'è un consumo, però non saprei dirti quanto e come, perché di sicuro non avviene per strada, di sicuro non avviene nelle Certo. piazzette. Anche perché la vita nei caffè si fumano il narghilè, tantissime sigarette, ma non ho mai visto canne in circolazione. Però Rispetto alle droghe pesanti, ne sai qualcosa? Siringhe, questo tipo di problematiche? allora, che io sappia niente, però non vorrei dire come Ahmadinejad che non esistono, che non esistono. Quello che so è che probabilmente ci sono dei, sicuramente se lo leghiamo al disagio e È probabile. alle zone più, come si può dire, con meno servizi sociali, con meno accesso all'istruzione, tutta una serie di cose. Probabilmente se prendiamo i quartieri di Gerusalemme Est, per esempio, i quartieri arabi di Gerusalemme o alcune zone a cavallo della Green Line, ci sono dei quartieri particolarmente disagiati. E non lo escluderei, però davvero non ho dei dati e non ho delle informazioni. Sul consumo di droghe leggere so che esiste, però è in una dimensione privata, che è un po' come il discorso dell'omosessualità, nel senso, Certo. cioè, permetto un paragone, però nel No, senso no, è vero. esiste, non viene messa in discussione a un livello pubblico, cioè nessuno si mette a fare, insomma, non c'è un discorso pubblico. Non è che non viene repressa l'omosessualità, almeno che io non ho mai letto di casi di omosessuali che sono stati uccisi, quindi immagino non ho mai letto neanche di casi eclatanti Di legati al discriminazione. tema. Tutto avviene in una dimensione del si fa, non si dice e succede. Questo però è davvero
sono impressioni, non è Certo, una cosa che ho ok. seguito qua. E niente, sì, ecco, Va questo bene, più. allora passiamo, se volete, se Gianni non ha niente da aggiungere su questo. Io ho da aggiungere che non so sinceramente che funzioni ho in questa trasmissione, però vi faccio compagnia volentieri. Potresti leggerci le domande alla chat, Gianni? Ti Ah, ecco, piacerebbe? sì, è entrato Eh? una. Allora, nella chat si dice che c'è stato un terremoto nel nord Italia. Esatto. Però dunque, allora vediamo un pochino. Esatto, un terremoto in Nord Italia, magnitudo 3,3, che non è Scusate, mi poco suona il comunque. telefono. Eh? Mi stanno chiamando dall'Italia, scusate un attimo. Ok. Allora vedi che adesso Gianni vi torna il mio interlocutore, per cui è bene che tu ci sia. Ok, meno Allora, male. parliamo di droghe pesanti in Italia, che quindi di eroina, che diciamo è la droga pesante tradizionale italiana, poi chiaramente se ne sono aggiunte altre droghe pesanti, la cocaina, però diciamo, il marketing della cocaina si è sviluppato qualche anno dopo, non molti, ma qualche anno dopo rispetto a quello dell'eroina in Italia a livello piano piano fino a diventare quasi di massa, c'è avuto dei picchi, di massa non è mai stato, ma insomma è stata una massa rispetto a dei piccoli gruppi come quelli che fanno uso di stupefacenti. E qui ci abbiamo una notizia di un tossicodipendente, quindi un malato, assolto in appello dopo mesi di carcere. Deteneva metadone solo per uso personale e non spaccio. Questo trentenne aveva due flaconi di metadone. Questo era il suo reato, che chiaramente erano flaconi di metadone che gli servivano per completare in qualche modo la terapia, perché è vero che magari l'aveva comprato al mercato nero, ma è anche vero che il metadone originariamente esce fuori dai SERT. Perché se no, altrimenti il metadone non è che vai a comprarlo dal marocchino all'angolo. Se il marocchino all'angolo ce l'ha è perché un tossicodipendente ha preso magari qualche flacone in più e lo rivende poi immediatamente per comprarsi magari qualcos'altro. E quindi il discorso è anche molto, molto vasto. Dunque, questo tossicodipendente, che è una persona malata a tutti gli effetti, 10 mesi, ha fatto anche alcuni mesi di custodia cautelare e agli arresti domiciliari, per cui si pensa al danno sociale, ma anche al danno economico, perché comunque tutta roba che ci è costata profumatamente anche a noi. E finalmente, dopo 10 mesi, cioè dopo che lui ha scontato tutta la pena, la Corte ha accolto la tesi che quei flaconi erano per uso personale, per cui il poveretto è stato scagionato, però nel frattempo il carcere si è fatto. E questa è una delle due notizie. Se vuoi commentarmela subito, se no ce n'ho un'altra da Guarda, no, mettergli te la voglio accanto a commentare specchio. così, te la commento al Esatto. volo. Penso che la sentenza di cui abbiamo parlato domenica scorsa, quella sulla riguardante appunto la coltivazione della canapa a fini domestici, che prendeva in esame l'effettiva il pericolo, la dannosità insomma di una condotta per poi dopo infliggere appunto una pena, sia un qualcosa che possa fare, in qualche modo possa essere riprodotta anche in altre circostanze, nel senso che è anche ragionevole. A meno che non si sia appunto dei giustizialisti integralisti, valutare anche per un giudice, valutare se una condotta effettivamente sia dannosa per la collettività per prescrivere appunto una detenzione. E quindi anche in questo caso io penso che insomma si tratta di due flacconi di metadone, poi tra altre cose finalizzati a un percorso che addirittura potrebbe essere quindi di disintossicazione, quindi insomma, se parliamo di tossicodipendente di cura, quindi diventa veramente sarebbe stato appunto assurdo che non fosse appunto stata questa soluzione. E speriamo che questa sentenza venga applicata e si verifichi l'effettiva pericolosità in tutta la questione antiproibizionista anche in altri settori. Soprattutto anche se appunto il fatto che qui palesemente non c'è nessun crimine, questo è un malato che si è procurato la Infatti. medicina, voglio dire, mi sembra una cosa, tra l'altro una medicina ufficiale, cioè non è che lui si voleva curare da sé, che potrebbe anche essere quella eventualmente una possibilità, però lui si è evidentemente la sua cura consisteva in questi due flaconi di metadone, per cui non solo sottrarli, ma addirittura mettere in carcere un malato perché ha cercato di procurarsi il suo farmaco, letta in questa ottica, no? Di un problema sanitario. E non Certo. penale, è veramente agghiacciante perché a un certo punto una persona di 30 anni che comunque non è certo che trarrà energie e idee per, diciamo, in senso positivo, No, infatti, per in qualche maniera accedere a un altro è stato stile di il vita discorso meno di cui autodistruttivo. parlavamo anche prima, nel senso che si contraddice e si va assolutamente contro il dettato costituzionale per quanto riguarda le persone ristrette nelle carceri, cioè anziché il recupero entrano in un modo e ne escono peggio.
perché poi vorrei sapere Certo. anche il percorso di cura all'interno delle carceri riguardo appunto alla Questo è di molto interessante, intossicazione di questo Gianni. ragazzo, come Questo è sarebbe poi interessante proseguito. davvero, perché la disintossicazione ci sono testimonianze agghiaccianti, ma degli anni 80, io di adesso non le conosco, in cui appunto al tossicodipendente in crisi di astinenza veniva detto vuoi il Valium e poi arrivava il manganello con scritto Valium sopra. Cioè, pensate, Adesso. questo è il metodo di disintossicazione degli anni 80, non dico in Sì. tutte le carceri, per carità, però ci sono Ma anche in numerose alcune comunità, rispetto eh? alla difficoltà anche di farli uscire queste monache, cioè sono numerose relative a quegli anni su questa, diciamo, costume, per cui vedi tu c'è tutta una mentalità dietro e quindi è difficile, però d'altra parte pensiamo anche che le forze dell'ordine sono addestrate, hanno dei corsi, cioè poi alla fine dipendono anche da chi li deve addestrare e formare al lavoro che vanno a fare, che è maggiormente responsabile ancora che non del singolo, secondo me almeno, è maggiormente responsabile chi gliene insegna, insomma, questi comportamenti e chi tollera che li abbiano. E infatti caschiamo proprio qui perché dall'altra parte c'è una sentenza del Consiglio di Stato, 27 giugno, che sancisce il principio della non ostatività alla partecipazione ai concorsi nelle forze armate di un pregresso uso di stupefacenti da parte del candidato. Ed è interessante veramente perché a un certo punto, da una parte fa piacere perché per carità ci mancherebbe altro che uno perché si è fatto una canna una volta non possa fare il concorso nelle forze armate, è ragionevole che la sentenza sia in questo senso ed è comunque una sentenza positiva dal nostro punto di vista antiproibizionista. Però uno dice anche due pesi e due misure, perché da una parte vedi come vengono invece diversamente trattati anche dei consumatori assolutamente saltuari che vengono trovati magari una volta e per questo subiscono una discriminazione, vengono visti come tossicodipendenti, è successo anche che siano stati incarcerati, perché alla fine così succede per una serie di circostanze. E quindi c'è già diciamo, due punti di vista, da una parte positivo, dall'altra comunque di differenza. Viene comunque concesso al ragazzo che voglia entrare nelle forze armate, immagino in base a una sottostante idea di salvificazione, cioè è per dare una chance di recupero anche a chi si è fatto una canna praticamente. Che ne pensi? Ma io penso che, voglio dire, chi si è fatto una canna non è che poi sia necessario per lui un recupero chissà di che, insomma, voglio dire, posso capire una prassi di tossicodipendenza, ma voglio dire, mi sembra abbastanza innocua una canna. Poi c'è cioè, il marchio invece che è una cultura proibizionista e un ordinamento proibizionista intende in questa condotta assolutamente inoffensiva, che purtroppo questo è un altro. Mi piacerebbe tanto sapere se l'abitualità al consumo di alcol dà lo stesso tipo di Eh preclusione beh, se nei pensiamo agli concorsi. alpini, non sembrerebbe. Ecco, appunto, infatti. Quindi, oppure Agli anche amichezzi la. giovanardi, quando lui Esattamente, va a cantare con gli alpini col che bicchiere in cantava mano. con lui, non si sa chi Una stava peggio. E poi leggera anche opportunità. che poi tra le altre cose è facilmente monitorabile. È l'uso dilagante in Italia degli psicofarmaci, facilmente monitorabile perché vengono prescritti con ricetta medica. Sì, poi c'è un Uno dei allarme, farmaci infatti c'è un venduti in allarme Italia è a livello l'Xanax. europeo, sì. Esattamente. E non Esatto. credo che ci siano preclusioni tra costoro appunto per le partecipazioni a concorsi pubblici o quant'altro per chi utilizza psicofarmaci. Però per quanto riguarda un episodio magari di un utilizzo di stupefacenti tipo tra virgolette hashish e marijuana, ti rischiano di segnarti un'intera esistenza. Ok, sì, è vero. Abbiamo commentato due notizie, Virginia, bentornata. Abbiamo commentato da una Grazie. parte un tossicodipendente che per due flaconi di metadone, che è palesemente un farmaco, si è fatto comunque 10 mesi di carcere prima di vedersi chiedere scusa perché era per uso personale. E dall'altra abbiamo commentato una sentenza nella quale si diceva che non era ostativo a fare concorsi nelle forze armate aver fatto uso una volta ed essere stato condannato a livello amministrativo, cioè fa una bella distinzione la sentenza e questo ci fa piacere comunque del fatto che l'uso personale prevede il reato amministrativo e questo è bene che venga ribadito in numerose sentenze, c'è una certa fioritura di queste sentenze e meno male perché è un aspetto importante. Hai Anche se qualcosa da... Io se no rispondo americano, Virginia, vuoi dirmi infatti, qualcosa? proprio su questo ti volevo sollecitare. Solo una cosa veloce che è sul fatto della sentenza dell'uso amministrativo. Tu, Claudia, magari puoi anche rispondere alla mia domanda. Cioè, in realtà Sì. il fatto
comunque una condanna amministrativa in ogni caso implica che sia considerato sbagliato qualcosa, mentre invece il discorso forse è, cioè io lo vedo in un modo un po' diverso, nel senso che comunque se è per uso personale, è per uso personale ed è una scelta individuale, quindi comunque Senza dubbio. non ci vedrei una sanzione, però magari Sì, in senza questi dubbio. sicuramente però è rilevante perché già abbassa di un livello il livello di proibizionismo lo abbassa di No, no, poi livello. dà dei risultati nei termini, per esempio, il Portogallo che ha fatto proprio questo esperimento, cioè ha trasformato in amministrativo e sanitario eventualmente tutto quello che riguardava il consumo personale, anche di droghe pesanti, ed è un esperimento interessante comunque che dura da 10-11 anni. Quindi ha dato dei risultati, sono cominciati a uscire i primi studi un anno, 2 anni fa e adesso ne sono usciti ancora altri in supporto naturalmente alla Commissione globale, che fanno vedere come se anche non c'è stato un regredire del consumo o rimanere fermo, ma fa notare perché comunque in tutto il mondo il consumo sta aumentando a livelli vertiginosi. Comunque ha avuto un consumo più contenuto rispetto a molti altri paesi dei consumi e soprattutto il consumo si è spostato, nel senso che sono molti, molti meno i consumatori di droghe pesanti e specificamente di eroina, che era il problema che loro volevano risolvere nel 2000 quando hanno messo in atto questa sperimentazione. Per cui dal punto di vista di cercare comunque di risolvere il problema, o comunque non di risolverlo, ma di far sì che il problema, perché lo è, della diffusione di eroina, del marketing dell'eroina, l'impatto che ha sulle persone sicuramente è stato positivo in questo senso. E quindi Certo. è anche importante richiamarlo, perché è vero che non è l'optimum, certamente il meglio sarebbe, e qui mi volevo rispondere americano, cosa intendo con controllata? Io intanto mi accontenterei di esperimenti appunto del genere, di quelli che sono stati fatti in Portogallo, in Svizzera e anche in altri paesi. Se questi esperimenti hanno funzionato, se durano da decenni, e se diciamo ormai tutti a gran voce, perché non lo dico certo più solo io, ma lo dicono tutti che il proibizionismo ha fallito e la guerra alla droga ha fallito, allora bisognerà pure cominciare, non dico a vendere l'eroina al tabaccaio, ma a sperimentare delle politiche simili in tutti i paesi a quelle che in alcuni paesi hanno prodotto degli effetti così positivi. Perché alla fine è un discorso semplicemente ragionevole di buon senso, semplice, no? Perché fare diversamente? Siete? Sì, Ok, dimmi se quando passi la vado parola. avanti. No, no, io vado avanti, guarda, perché poi No, no. così vi parlo. Figurati, perché poi così vi parlo della prima raccomandazione della Global Commission, che appunto abbastanza tratta di questo, e anche dell'appello agli antiproibizionisti italiani che ho scritto io, per cui mi è autoscritto abbondantemente. Ale. Alla grande. La prima raccomandazione è rompere il tabù, promuovere un dibattito aperto e sostenere politiche che riducano effettivamente il consumo e che prevengano e limitino i danni relativi all'uso di droghe e alle politiche di controllo delle droghe, aumentare l'investimento in ricerche e analisi sull'impatto di diversi programmi e strategie. Ed è proprio un richiamare a questo principio che vi ho detto, cioè se evidentemente la guerra alla droga non è stata né può essere vinta, i governi devono poter attuare un misto di politiche che siano appropriate alle loro situazioni e gestire i problemi causati dal narcotraffico e dall'uso di droghe in modo da migliorarne l'impatto sia a livello dei crimini relativi che dei danni sociali e sanitari. E questa è proprio la traduzione di questa raccomandazione che richiama appunto molte tematiche che stanno Posso sottostanti a farti tutto il documento. Dimmi, una domanda dimmi. tecnica? Un tipo di raccomandazione di questo genere, che tipo di impatto ha a livello legislativo sui paesi? Nel senso che cosa quindi loro possono fare, devono fare, qual è un livello Certo, per gli eventi più stringente? per esempio il governo ceco, il primo ministro ceco, ha accolto questo documento pubblicamente in maniera ufficiale, lo ha recepito in qualche modo ed ha aperto comunque un dibattito pubblico. Non è che ha cambiato le leggi all'improvviso né che si è messo a vendere l'eroina dal tabaccaio, anche se la Repubblica Ceca per degli aspetti ha avuto delle aperture recenti negli ultimi 2 anni, sì, ormai sono quasi 2 anni, 1 anno e mezzo. Proprio sul tema delle quantità che possono essere comunque considerate per uso personale, e questo è riferimento anche alle droghe pesanti, per cui era già un paese che aveva dimostrato una certa apertura. E anche in questo caso l'ha recepito e ha aperto un dibattito pubblico, che comunque è già una cosa positiva, perché vabbè, non è una delle forse nazioni più importanti, però comunque ci sono tanti segnali
che poi potrebbero portare a dei cambiamenti in sede di convenzioni ONU che vedranno, devono vedere una revisione nel marzo del 2012, quando si celebra poi la fine, si spera la fine, dei 50 anni di guerra alla droga, perché la prima convenzione unica del 61 a questo punto sono 50 anni, e visto che si richiama fortemente da più parti del mondo, non soltanto con la Commissione globale, ma anche da tante altre parti, proprio questo tema per cambiare qualcosa in queste politiche, sarà il momento sicuramente di forti manifestazioni e anche di forti pressioni perché vengano in qualche modo, spero anche politiche, perché vengano in qualche modo anche ridiscusse. Ok. E quindi il comportamento dei governi dovrebbe essere di Berlusconi, dovrebbe immediatamente una mattina svegliarsi, ritonificato, e dire: guardate che meraviglia, mi è arrivato questo stupendo rapporto della Commissione globale e intendo aprire un dibattito pubblico, smetto di occuparmi di sciocchezze personali. Un miracolo. Ok, dovrebbe. Io intanto sto facendo delle ricerchine un po' su qua per magari darti qualche chicca, intanto che ascolto sto smanettando per cercare qualche perla Eh medio sì, orientale. allora passiamo a parlare di Giovanardi, perché in Italia appunto noi abbiamo però in tutto questo c'è un però, perché ci sono tante belle notizie da tutte le parti del mondo, però noi abbiamo le forze di Giovanardi fra capo e collo, e le sentiamo proprio anche con vergogna, perché poi vediamo ogni giorno quante violazioni si compiono ai danni dei cittadini che magari non hanno altra colpa che non di avere una personale preferenza privata praticamente. E quindi Giovanardi, che già ci aveva deliziato con lo studio, perché lui va a cercare gli studi, veramente ha degli assistenti che sono dei, proprio riescono a trovare gli aghi nei pagliai, è riuscito a trovare uno studio in America in cui si dice che l'approvazione sociale è una cosa che può servire a motivare o a demotivare gli adolescenti, e lui la intende nel senso che se la società disapprova, gli adolescenti non fanno una cosa, il che è palesemente dimostrato il contrario. Basta osservare degli adolescenti quotidianamente, molto probabilmente di tutte le razze umane ormai, perché gli indios non esistono più, per cui basta osservarli tutti per rendersi conto che invece proprio l'adolescenza è quell'età in cui ti interessa, anche perché forse non hai capito perché sono proibiti, ti interessa proprio sperimentare comportamenti che vengono giudicati proibiti o comunque disapprovati o comunque che sono circondati da un'aura in qualche maniera di mistero. Lui invece è convinto del contrario, ha trovato uno studio americano che lo dimostra. Credo dimostra comunque che in qualche maniera dà forza a questa tesi, per cui è tornata all'attacco e ha detto che evocare la liberalizzazione della droga crea dei danni, per cui bisognerebbe smettere di parlarne, e questo molto probabilmente è una reazione al documento della Commissione globale, che lui naturalmente discredita ampiamente dicendo che non sono nessuno questi della Commissione globale, che non capiscono nulla e dovrebbero stare zitti, proprio perché il fatto che loro in qualche maniera la evochino, che poi mai c'è la liberalizzazione della droga in questo documento, non c'è già in quello che dicono i radicali, e si sa che da anni parlano di legalizzazione, regolamentazione, c'è cioè una cosa che abbiamo spiegato anche troppe volte. Però devo dire anche questo documento della Global Commission, anzi, è ancora più cauto, cioè, per carità, non si sogna neanche di evocare, dice soltanto facciamo degli studi e mettiamo in atto quelle strategie che sono dimostrate dagli esperimenti, dimostrare meglio, semplicemente, non va per niente più in là. Invece bisognerebbe smettere addirittura di parlarne. Perché questo fatto di parlarne in questo modo potrebbe indurre le giovani generazioni a pensare che sia un argomento, diciamo, che sia un pericolo di poco conto avvicinarsi a queste Sì, sostanze. cioè E questo, informare grazie al sarebbe documento. un'istigazione a delinquere. Esatto. In Purtroppo base sono a queste queste. identità assolutamente arbitrarie di cui non ci riusciamo a liberare. In barba, tra l'altro, a tutto un discorso sull'informazione, sia sull'informazione nel senso offrire una panoramica delle diverse argomentazioni, e sia sul discorso anche eventualmente della prevenzione, che se non si parla delle cose è anche difficile fare prevenzione eventualmente. Quindi, insomma, il silenzio di Giovanardi non aiuta, No, o l'invito al silenzio. no, che poi magari fosse silenzio, insomma, mi sembra che si manifesti molto fortemente. Io penso che anche io sto leggendo un po' la chat. Gianni, se te mi aiuti a leggere la chat, perché io mi devo Sì, avvicinare, perché sennò non la vedo. senz'altro. No, Vedo no, che no, c'è un ci sta dibattito americano. sulla cocaina, l'eroina. Dimmi che Sì, un cosa. bel dibattito. Allora, Adriano ci sollecita. Eh sì, scusate, americano ci sollecita. E soprattutto sul fatto, partendo dalla fine della tua domanda, la coda della tua domanda, che chiedeva appunto se era il caso appunto di costituire, per il fatto della regolamentazione
se venissero, secondo te, se era utile controllare anche gli acquirenti, cioè quindi praticamente istituire dei registri. Allora io ho risposto praticamente sempre umilmente e inutilmente che intanto cosa vuol dire essere drogati? Se parliamo di malati, di tossicodipendenza, perché dire il consumatore di sostanze non è detto che sia tossicodipendente, si confonde chi usa e chi abusa. E americano ci dice che cocaina e eroina non si può parlare di uso-abuso. Credo appunto sostenendo l'identità appunto di uso e abuso secondo lui. Io invece ho risposto che c'è uso e c'è abuso, come per l'alcol, chi beve un bicchiere di vino usa Certamente. l'alcol ma non ne abusa, Certamente. come anche per gli psicofarmaci e così via. Se si abusa si può diventare dipendenti e allora il malato sei malato e quindi l'hai curato. E allora io gli ho chiesto, ma un malato di cancro è schedato? Un malato di SLA è schedato? E lui mi ha Sì, detto per fini. del registro sanitario, certo. Appunto, per fini, diciamo, per assisterlo è schedato. E allora io dico: va bene, benvenga, se venga, se serve per assistenza, facciamo anche un registro delle persone che hanno questo tipo di necessità. L'americano mi dice che in questo senso mi arrampico sugli specchi. E allora io gli ho risposto che a me non pare, altrimenti sono specchi con le scale, cioè molto comodi perché non mi sembra proprio una cosa sono le schedature a fine punitivo, tipo liste di proscrizione. Con la sospensione del godimento di certi diritti e così via. Una cosa sono dei registri che servono internamente per l'organizzazione sanitaria, partendo dal presupposto che appunto vi vengono iscritte persone che hanno necessità, di un intervento sanitario, domiciliare di vario tipo, assistenziale, psicologico e così via. Per cui in qualche modo vanno censite per adeguare anche un organico interno alle varie ASL e così via. E su questo potrei, io mi trovo anche d'accordo, perché ovviamente bisogna anche per fare un monitoraggio a livello demoscopico di certo tipo di comportamenti e così via, ma le schedature da questurini sono un'altra cosa, insomma. Adesso non so che ne Certo, pensate guarda, voi. io dalla chat ho preso una notizia di attualità che è arrivata adesso ed è di Marco Pannella e Sì. dice che domani sarò ricevuto dal Presidente della Repubblica. E quindi c'è domani c'è questo incontro di Marco Pannella col Presidente della Repubblica. Poi parla del convegno che, non so se lo chiama convegno, aspetta, non vorrei sbagliare, il grande convegno, esatto, Presidente del Senato Renato Schifani. Già da domani procederà a convocare per una data questo convegno sulla giustizia con la tragica appendice penitenziaria, l'incontro col Presidente della Repubblica. Sì, è abbastanza lungo, poi magari lo leggeremo con più Questa calma. tragica appendice penitenziaria veramente è una terminologia, pare che si parla come, non lo so, dello tsunami in Giappone, c'è cioè un evento così, un accidente che proviene chissà da lontano, una meteora che è atterrata sulla Terra, cioè è una tragica situazione che è provocata da precise leggi, da precise disposizioni, da una politica che tra altre cose trascura e omette finanziamenti, adeguamenti. Il recupero e così che, insomma, voglio dire, mi sembra un po' deresponsabilizzata questa dichiarazione. Ci sei mai stato in carcere, Gianni? Hai fatto le No, visite in carcere? Te Virginia? purtroppo Sono stata l'anno scorso durante il Ferragosto in carcere a Latina, Frosinone e Pagliano. Beh, sicuramente Vuoi era. dirci qualcosa? Sì, l'impressione che avevo avuto era sul fatto che avevo incontrato un paio di ragazzi giovani che erano stati arrestati per consumo, piccolo spaccio. Ce n'era uno che mi è rimasto molto in mente nel carcere di Latina, dove avevo notato proprio come c'era una faccina incredibile sto ragazzo, e proprio lì ho pensato quanto fosse stupido il fatto che probabilmente lui sarebbe uscito da lì avendo imparato come spacciare altre sostanze probabilmente. E soprattutto per una cosa che davvero non ha, cioè, mi era servito molto per confermare quanto ritengo che la criminalizzazione del consumo e anche, vabbè, dello spaccio nel senso delle sostanze leggere sia allucinante, perché me lo sono proprio immaginato lì in quella cella minuscola con tutti gli altri e mi sembrava proprio l'ultimo posto dove un ragazzo sui 19 anni dovesse stare. Ecco, era stata Eh un'esperienza certo. abbastanza
abbastanza toccante, perché comunque era, poi non so, è ovvio che uno ti dice quello che vuole, cioè, io, anche perché quando vai a fare la visita in carcere non è che puoi fare domande sul perché uno è, cioè, o te lo dicono loro o tu non, almeno quella è un po' la prassi, non è che In carcere vieni sono per... tutti innocenti, questo è notorio. Però insomma lui aveva detto che era per una cosa legata al, a, dello spaccio e dell'avantrovato con dei panetti di fumo, diciamo. Non aveva la faccia del narcotrafficante internazionale, però magari sì. Però mi aveva proprio impressionato il fatto che lo shock che aveva in quel contesto, in una cella in cui erano, non so se fosse una cella da quattro ed erano il doppio o qualcosa del genere, e era proprio una persona traumatizzata. Quindi se anche avesse dei problemi con la droga, non credo fosse quello il posto giusto Beh, sì, certamente non ne uscirà un uomo migliore, o almeno glielo auguriamo, ma diciamo è molto improbabile in qualche modo. Sì, assolutamente. Sai Comunque Gianni, io, per stavo quanto riguarda me, mi... riguardando. Ah, ok, scusa. Sì, no, va bene, stavo riguardando la frase che ti aveva dato, che non ti era piaciuta, tragica appendice penitenziaria. Eh beh, è un appendice della giustizia, no? Ma sì, questa cosa, cioè, a parte che non, appendice sembra una cosa un po' che sta a sé stante, no? Un po'... Una cosa No, un l'appendice fa po'. parte, la fa parte del corpo, l'appendice, no? Non è Sì, stante. però mi dà l'idea un pochino che è un po' come decontestualizzante, cioè è in realtà proprio una cosa inerente alla giustizia, è l'ultimo Cioè, anello del tragica servizio ci sta giustizia. tutto, tragica ci sta Tragica, tutta. senz'altro, ma tragica è di poco. Manca È niente, di infatti. poco. Cioè, voglio dire, questa qua è una conseguenza delle loro politiche. È questo che non, di cui Sì, non no, capisco vogliono. quello Non che vo dici. Non è sottolineato come il carcere rispecchi la società, vuoi dire? Non è Non sottolineato abbastanza è quanto sia uno specchio sottolineato come di... tutto ciò è anche e soprattutto responsabilità loro, nel senso che hanno completamente trascurato questo Loro di chi? settore. Aspetta. Loro di chi? Loro nel senso del governo. Ah, Governo ok. e, se non sbaglio, queste erano di Giovanardi, dichiarazioni di Giovanardi. O sbaglio? Ah no, scusa, l'ho sbagliato. Ah Gianni, era il comunicato di Pannella. Allora mi sono saltato un pezzo. Saltato. Bellissimo, grande, un applauso a Gianni, Scusa, fantastico. no, ok. No, è perché voglio dire, mi sembrava veramente un po' una cosa. Ecco, allora da Pannella sì, posso anche capirlo. Per quanto vabbè, appendice, secondo io la vedo in tutt'uno, tutto insieme. Certo, l'osservazione Però ecco, rimane lo detto stesso. da una persona del governo, mi sembrava veramente, dico, cioè, come se fosse un accidente, una cosa. Cioè, sono stati loro a causare questa cosa. Sono responsabili in prima persona. Dovrebbero avere il coraggio di assumersi la responsabilità delle loro culture giustizialiste, insomma, ecco, in questo senso. Ragazzi, io colgo questo momento che mi dovrei congedare perché sono le 11 qua e mi stanno chiudendo il posto dove sono Sì, e quindi perfetto, vi va devo bene salutare. Virginia. Tra poco chiudiamo anche noi, sai. Finiamo di commentare Ringrazio tutte per le questo. tue notizie. Grazie, grazie, grazie Virginia, a Ciao presto. Virginia, a presto, eh? Mi raccomando, ritorna. Ciao. Certo, grazie a tutti veramente e buona giornata. Ciao, Ciao. ciao, ciao. Ciao. Speriamo che il Ok. Presidente della Repubblica, soprattutto in questo incontro, insomma, si renda attivo anche su questa cosa dell'amnistia. Credo che sia l'unico da cui ci si può aspettare un qualcosa in tempi ragionevolmente brevi, perché insomma. Sì, io ho pensato molto a come mettere a fuoco un obiettivo specifico sui reati legati alla droga, ma è molto difficile perché già l'amnistia è una cosa che viene data dal Parlamento con una certa maggioranza. Un'amnistia specifica, cioè un obiettivo di poter chiedere che vengano liberati tutti quelli che hanno, e poi è difficile anche da mettere bene a fuoco, che hanno un tot di Sì. anni specificamente per reati per droga. Un'amnistia, diciamo, direzionata in questo modo è un obiettivo che dal punto di vista proprio procedurale è totalmente irraggiungibile, però sarebbe interessante perché comunque voterebbe le carceri di 25%, 20%, perché se quelli che sono arrestati per questi delitti connessi sono il 39%, comunque saranno anche una bella percentuale quelli che potrebbero uscire se venisse fatta un'amnistia, riconoscendo che alla fine il consumo personale è qualcosa... È una cosa che non deve comportare una pena, così come gli italiani hanno stabilito dal referendum e così come sempre di più salta agli occhi che è una riforma da fare urgentemente, anche se già stata fatta sulla carta, da fare urgentemente anche nella realtà.
poi alla fine questo fatto che l'uso personale non può essere considerato assolutamente un crimine. E sarebbe interessante, soltanto che non, è difficile mettere a fuoco l'obiettivo, cioè cos'è che si può domandare specificamente sull'argomento dell'amnistia sui reati per droga? Ma no, io non credo che possa essere per fattispecie criminosa. Io penso che sia una cosa che potrebbe essere incardinata per anni da scontare, al di sotto o al di sopra di una certa pena. Anche perché poi resterebbero fuori una serie di cose che effettivamente, ritornando al discorso della dannosità di una certa condotta criminosa. Sono veramente degli abomini. Ho letto l'altro giorno che è stato incarcerato un ragazzo accusato, per quanto anche tra l'altro era confesso, di aver rubato delle mutande dallo stendino della fidanzata, no, della fidanzata, di una donna di cui si era innamorato, che probabilmente non lo corrispondeva. Cioè, voglio Ma forse l'hanno dire, condannato per stalking, non per il furto delle mutande. io ho letto che era per furto, ma comunque, insomma, voglio Mi fa dire. ridere, scusami. È una cosa veramente drammatica. Proprio questo discorso che le carceri sono la pattumiera di tutto ciò di cui non ci si vuole interessare No, minimamente. guarda, io ho avuto notizia di un rumeno che è nel carcere di Arezzo per aver rubato mezzo chilo di roast beef al supermercato, perché esistono Sì. queste realtà, eh? Esistono queste realtà. Anche dei pensionati sono andati a finire così. Quindi, tra altre cose, oggi ne parlavamo proprio con Mina. Mentre la riaccompagnavo a casa, il disagio sociale, e ne parlavamo appunto con l'area di tra virgolette competenza che più la riguarda, il disagio sociale è foriero di malattie, perché il disagio sociale È già comporta una malattia di per sé, è infatti. già una malattia di per sé, comporta un dissesto psicologico che se si protrae c'è il bisogno fisico, poi in qualche bisogno diciamo anche alimentare, per esempio. Protratto, quando ci sono famiglie, anche una figura di un padre o di una madre, insomma, comporta un disagio psichico di fondo che purtroppo poi sfocia, quando è particolarmente gravoso e si protrae, anche in malattie veramente funzionali. Ci sono degli studi in cui si vede che, insomma, i sistemi immunitari in situazioni di depressione, calano molto e si è preda di una serie di malattie, quindi insomma è un discorso che non è né benaltrista né assolutorio, ma è un discorso che dovrebbe anche a livello demoscopico dovrebbe essere portato avanti e monitorato e vedere che proprio nelle fasce che più soffrono appunto questo periodo, questo momento di ristrettezza economica di questo paese, che magari non stavano bene manco prima, proprio lì poi c'è incidenza di certi fenomeni che poi sono praticamente contigui anche alla violazione di norme, quindi ci sono i furti, Esatto, ci sono gli se poi spacci, pensiamo. Sì. Infatti, capisci? È un ti volevo dire, discorso. se poi vediamo un po' a livello anche mondiale, si vede come veramente gli effetti non soltanto a livello, sì, di disagio sociale, ma anche a livello di guerre procurate, che poi è tutto un mondo colluso col traffico d'armi, traffico di droga, donne e Certo, bambini per fare gli si diventa schiavi. preda delle È lobby e delle tutta una. mafie. Esatto, è tutta una cultura, diciamo, subcultura legata alla corruzione politica, alla corruzione militare, ed è una devastazione veramente enorme che è stata prodotta in tutto il mondo e che sembra appunto che ci siano questi vaghi segnali in che modo noi possiamo, diciamo, specialmente da una nazione disgraziata in questo senso come l'Italia, perché in questo senso noi purtroppo siamo sotto uno dei peggiori regimi a livello europeo rispetto alle politiche sulle droghe e quindi come poterne uscire. Ed è difficile perché ti dico appunto, non puoi immaginare perché chiaramente uno pensa alle armi della non violenza, almeno io, specialmente in questo momento che tutti i movimenti antiproibizionisti sono molto in fervore e fanno bene a esserlo, però io spesso leggo anche cose che mi preoccupano perché ci sono invettive assolutamente indiscriminate, diciamo, gratuite contro le forze dell'ordine in generale, contro tutta una serie di con una virulenza e con una violenza che hanno dentro e che capisco perché l'hanno, lo capisco perché l'hanno, però mi spaventa un po' perché rischia facilmente poi di degenerare e facilmente in quel modo il movimento antiproibizionista può essere ricondotto a un movimento Esattamente. violento che va represso perché tanto Come si suol dire, sono. ci si sputtana. Sì. Tirano i sassi oppure che ne so, capito? Ecco Tutte quelle perché cose che ben sappiamo.
vanno ben studiate e vanno Per cui garantiti. appunto pensa alla non violenza naturalmente per riuscire a Infatti. gestire questo momento. Allora però l'obiettivo da ottenere con lo sciopero della fame su un'amnistia circostanziata su questi, diciamo che ci ho riflettuto, ma mi è sembrata una cosa quasi impossibile da risolvere come rebus a livello proprio intellettuale di obiettivo cosa la potevi chiedere, perché cioè, a me piace molto il metodo non violento, mi ha sempre appassionata e affascinata. Allora mi piace anche se lo metti in atto di cercare di seguirne le regole che ne fanno un bel gioco, perché sennò altrimenti se non si seguono le regole, diciamo, per cui l'obiettivo è fondamentale secondo me, averlo messo bene a fuoco e anche metterlo bene in chiaro e darne informazione insieme all'azione che si compie. Quindi la disobbedienza civile rimane la disobbedienza civile, potrebbe essere di massa, io questo lo vedrei molto molto positivo, perché se Giovanardi appunto pensa che anche parlarne, anche sostenere delle tesi diverse dalle sue, possa essere un reato, bene che ci venga a prendere, perché siamo decine di migliaia, se non centinaia di migliaia, per cui che venga a prenderci con i pullman e che ci porti dentro tutti, perché non credo proprio che sia questo il momento in cui smetterà questo tipo di tantam informativo. Certo mi auguro che invece non cresca la parte violenta, questo è chiaro che me lo auguro. Vediamo un po' nei prossimi mesi che poi ci condurranno appunto verso marzo 2012, che è appunto 2012 la fine del proibizionismo, e speriamo almeno la fine della guerra alla droga, e vediamo un pochino come si gestisce poi il movimento, quanto poi si confonde, perché ci sono tutte le varie confusioni anche un po', perché i movimenti decidono se partecipare o no ai movimenti degli indignados, se diciamo rientrare in un obiettivo più vasto di rivoluzione, fra virgolette, no? Ci sono un sacco diciamo, di sobbollimenti nei movimenti in Italia in questo Certo, momento, e questa è anche sì. una bella cosa, per carità. Certamente, male sarebbe se non ci fossero movimenti in qualche senso che vogliono cambiare, perché c'è certamente molto da cambiare in Italia. Bisogna Senz'altro. vedere come si riesce a gestire, perché noi siamo, sai la realtà radicale qual è, che sia in parte per ostacoli esterni, in parte per difetti interni, comunque sai benissimo che la situazione non è una posizione di forza quella che noi abbiamo. La nostra forza è l'autorità che ci dà la storia, il continuare a raccontarla, l'essere al corrente e sapere esprimere tutta una storia che il Partito Radicale ha con questi temi e che c'è, è E effettiva. l'autorevolezza. E ci vuole un attimo anche di memoria e di ricordarla, perché se nessuno glielo va a dire, poi è inutile lamentarsi che non lo riconoscono, se Certo. nessuno di noi va anche a fuori nel mondo esterno un po' a spiegarlo e a cercare di farlo Sì, ma capire. infatti in questo senso vedevo, volevo dare una risposta all'ultima domanda di Americano che ci chiede: con l'amnistia cosa si risolve, cosa si risolverebbe riguardo al disagio sociale? Beh, io sempre personalmente inutilmente opino che l'amnistia non è una risposta al disagio di una collettività in generale, è una risposta alla violazione patente, criminale, criminogena e professionale dei diritti umani da parte dello Stato e che quindi si riversa al disagio sociale della collettività carceraria, che comprende anche coloro che fanno le guardie carcerarie e i direttori di carceri. Quindi non è che i radicali sostengono l'amnistia, io non credo, non voglio parlare certo per Pannella, ma insomma che lui sostenga l'amnistia come principio ispiratore di una riforma della giustizia. Non penso che sia questo. Penso che è una risposta non straordinaria, ma emergenziale. Non straordinaria perché è prevista dal nostro ordinamento ed è stata utilizzata in modo ordinario. In passato molte volte, quindi non esula dal nostro ordinamento, è una risposta alla violazione dei diritti umani che merita una presa, diciamo, di coscienza immediata, già ieri è troppo tardi. Quindi, per quanto riguarda poi il disagio sociale, è un discorso molto ampio, economico, che potrei riassumerti in pillole, mi rivolgo ad Americano, ma a chiunque ci stia ascoltando, con il discorso di crescita. Ma di crescita non solo economica, non solo di PIL, perché il discorso che la crescita del PIL è sviluppo è un discorso che ormai è obsoleto. Lo sviluppo è ben altro, è una serie di cose, ma questo vabbè, è vari economisti molto, molto più competenti di me lo Ah, eppure potranno guarda forse che dire. comunque rispetto per esempio alla legalizzazione della cannabis, un argomento che viene molto portato, specialmente in America, che è stato molto sollevato, è proprio quello che invece si riempiono le casse delle città, le casse dei Ah, comuni, oltretutto c'è un discorso di proprio business, con certo.
Certo. Per cui no, non è detto, secondo me non confligge affatto la crescita economica con l'agio sociale, anzi dovrebbero andare a braccetto. Il problema è che Sì, poi no, ma qua si appunto... parlava dell'amnistia. L'americano ci diceva, ma con l'amnistia cosa risolvi rispetto al disagio sociale? No, l'antiproibizionismo sì, senz'altro è ovvio. No, Magari si potesse risolve fare più molto, esattamente. l'antiproibizionismo risolve molto invece a livello di... Certo. No, non dico che risolve i problemi che stanno alla radice, però perlomeno... Comunque, diciamo che non gli aggrava e rende più lieve il peso della malattia sociale. Ma poi è un Certamente patrimonio, diciamo, che nessuno qui ha avevamo la perché. soluzione per rendere il mondo diverso, però io, proprio Certo. come punto di vista, volevo un attimo, proprio gli ultimi minuti, spezzare una lancia in favore del papavero, che poi alla fine è una pianta, e quando l'americano dice che l'eroina, come dice, non si può controllare, ora bisogna vedere, certamente dopo 50 anni di proibizionismo, la maggior parte di assunzioni di eroina che noi vediamo intorno a noi sono assunzioni in cui l'assuntore non controlla assolutamente più e comanda molto più la sostanza che non la persona, e questo è evidente. Questo accade perché secondo me, anche perché secondo me il proibizionismo in qualche maniera, anzi in molte maniere, incentiva l'abuso e incentiva la dipendenza, che sono due cose diverse, sono le due malattie legate alle droghe, perché una cosa appunto è l'uso, che è un comportamento privato, l'abuso è la malattia acuta, cioè uno una sera si riempie una caraffa con, ci mettono dentro i ragazzi inglesi o del nord Europa, ma molto probabilmente anche in Italia, prendono un caraffone, lo riempiono di vodka e poi gin e mescolano già quello. Poi ci infilano tutte le pasticche che ognuno ha portato da casa, di psicofarmaci della mamma, di quello, oppure comprate per la strada che non si sa nemmeno che accidente ci sia, buttano tutto dentro e poi se lo bevono. Cioè, evidentemente questa meraviglia delle leggi che ha fatto, della Fini Giovanardi, delle modifiche che ha introdotto le Bruna Vassallo, tutta questa meraviglia non è se poi alla fine porta, e anche in generale rispetto al Nord Europa, tutte queste guerre alla droga evidentemente tanto bene non ha fatto, si è portato a questi casi di abuso che non accadevano in altre situazioni sociali, che io dico sempre il caso del Laudano. Il Laudano è stato per più di 100 anni in Europa consentito, non era eroina perché ancora l'eroina non si conosceva, l'eroina è una creazione successiva ancora più raffinata che la Bayer ha fatto all'inizio del Novecento per usi di guerra, fra l'altro inizialmente, e per usi sanitari di guerra naturalmente. E ecco, prima dell'eroina c'era prima ancora la morfina e prima ancora appunto c'era l'oppio, e il Laudano era un liquore che conteneva quindi sia alcol che oppio ed era faceva parte della farmacia della famiglia, perché in caso che qualcuno si sentisse male un tot di volte l'anno in maniera assolutamente saltuaria, come si usano tanti rimedi casalinghi, veniva dato un cucchiaio di sciroppo di Laudano per il mal di testa, molto probabilmente per i dolori mestruali, può darsi, oppure per degli stati di dolore legati a malattie. Veniva usato e questo non ha condotto in quegli anni, naturalmente non abbiamo dei dati certi perché si parla dei dati storici che non sono aggregati come facciamo oggi modernamente, però non risulta che abbia portato a numerosissimi casi di abuso. I casi di abuso e di dipendenza si sono sempre verificati a seguito di leggi che proibivano una sostanza in una parte del mondo e la permettevano in un'altra, creando un mercato, parallelamente creando un mercato che si pasceva proprio di questo esatto meccanismo. E questa è una cosa che è cominciata ancora prima dell'alcol in America. Questa è cominciata ai tempi delle guerre dell'oppio che iniziano nel 1500 e molto probabilmente, se andiamo a cercare anche prima, Con le navi che c'è piano. trasportavano gli schiavi? Eh sì, certo, c'è piano piano una crescita di questo tipo di... perché l'umanità si evolve in tutti i suoi aspetti, si evolve in un senso ma anche nell'altro naturalmente. E però alla fin fine questo papavero è una pianta che comunque sta lì a permetterci, quando ne abbiamo bisogno, di levarci il dolore fisico, che mi sembra che sia un diritto dell'uomo quello di vivere senza dolore. E si torna al discorso di oggi pomeriggio che facevamo, questa logica del sacrificio che è molto cattolica e molto cristiana, ma è anche molto di tutte le religioni integrali, integraliste, che poi negano la realtà del corpo, in realtà le religioni integraliste, come tutte queste religioni, naturalmente. Negano la possibilità che si possa vivere senza dolore e senza vergogna, semplicemente cercando di vivere e di morire al meglio possibile delle proprie possibilità e potenzialità di essere umano. Alla fine non si sa da dove si viene, non si sa da dove si va, ma almeno viviamocela meglio possibile. Sì, ma poi l'utilizzo di sostanze psicoattive vagamente intese, variamente intese, ampiamente intese in qualsiasi latitudine del nostro pianeta, a seconda con le varie condizioni compatibili, quindi
quindi a seconda delle varie varietà di vegetali, si è praticato anche nelle appunto varie culture, anche tribali, senza che vi fosse appunto una particolare attenzione. Quindi una cosa, probabilmente è un richiamo ancestrale dell'uomo a fini rituali, insomma, poi dopo si è sempre un po' mascherato in vario modo, ma evidentemente è una necessità dell'uomo in qualche momento, in certi ambiti, dare un po' fuori di testa, stare l'onirico, in questo modo indirizzarlo e stimolarlo soprattutto, stati diciamo di alterazione. È una cosa probabilmente che, ecco, se uno va dagli eschimesi al Sudafrica, agli abitanti dei deserti, insomma, a seconda dei vari luoghi, con varie diverse piante. Inserirci un discorso di criminalizzazione è veramente ridicolo. È un po' come la sessofobia, secondo me, ecco, insomma, inserire un discorso, di criminalizzazione di una pulsione che è naturale, di cui non si deve parlare, non bisogna informare, perché altrimenti è istigazione, non si sa che cosa, per cui di preservativi nelle scuole non se ne può parlare, non si fa informazione sessuale, e così via. Ecco, insomma, sono culture probabilmente molto anche dipendenti da, influenzate da costumi religiosi di vario tipo, integralisti, senz'altro, che però purtroppo vedo che non vanno estinguendosi. No, siamo degli indios, Gianni. Sì, sono un Al po'. di sotto della nostra scorza moderna, guarda, anche nelle città, poi alla fine l'essere umano è rimasto indios con gli stessi tipi di meccanismo. Ci sono le cerimonie di capro espiatorio, ci sono i rituali, ci sono tutte le stesse, lo scambio di merci e di donne, ci sono tutte le stesse dinamiche degli Sì, indios. purtroppo sì. Ma poi, vabbè, gli No, purtroppo ambienti fino a un certo urbani. punto. No, purtroppo, Purtroppo nel fino a senso, un mo certo punto. ti Forse è stavo quello che ci dicendo, salva, purtroppo. chissà. No, dico, purtroppo mo arrivo che negli ambienti urbani, purtroppo questa naturalità di certe cose viene, cioè, a volte assume delle connotazioni veramente surreali e forzate. Ecco, parlavamo, so, della sessofobia, e verifichiamo che proprio in questi ambienti maggiormente sessofobici, e spesso proprio appunto nelle cosiddette famiglie, nelle realtà urbane dove, anche se l'antropizzazione è forte, spesso la solitudine è ancor più che nelle zone rurali, si assistono a fenomeni di violenza, a fenomeni di violazione appunto degli individui, delle persone, nella loro sfera sessuale, sempre più, da sempre, le donne. Ti Anche, riferisci a qualche specifico episodio? ma guarda, ultimamente ho letto di, mi sembra che fosse nella Puglia, adesso non so, mi ricordo, di una bambina che era stata violata, violentata, di una ragazza che era stata violentata dal padre e dallo zio, e in qualche modo c'era una convivenza dell'ex fidanzato e della madre. Cioè, Erano delle cose due che erano. sorelle, Gianni, due Sì, sorelle sì. di 10-14 anni. Esattamente, sì, erano molto, insomma, giovani, poco più che bambine, 10-14 anni. E guarda, è pertinente l'argomento che trattavamo perché comunque, appunto, come dicevo prima, è molto legato tutto questo, il traffico di droga e il narcotraffico, il mondo che è legato al narcotraffico, è anche molto legato appunto al traffico di schiave e di una certa maniera, diciamo più in generale, di intendere il rapporto uomo-donna in modo gerarchico e diciamo è una subcultura che un po' gira un po' dietro a questo mondo e fa sì che infatti, guarda caso, proprio in Messico ci siano le maggiori industrie produttrici di quelli che sono gli snuff movie, che sarebbero quelli dove si arriva fino alla morte dell'attrice del filmino. Ah. E tutti i casi di ragazze scomparse, si è capito come mai, poi dopo tanti anni, perché alla fine, e fra l'altro la giornalista che è una delle principali, Linda Cascio, che è una delle principali giornaliste d'inchiesta, di indagine proprio che ha svelato, diciamo, un po' più al mondo questa realtà, è in questo momento minacciata gravemente. C'era anche un appello di Amnesty, che io peraltro non ho sottoscritto perché io per lei sottoscriverei veramente volentieri. Però, come stavo dicendo, sono un sostenitore di Amnesty e intendo dare il mio sostegno a Amnesty. E io, sinceramente, questo mi sembrava un po'
coercitivo per cui non l'ho firmato, mi dispiace perché invece l'azione di lei, che è una donna coraggiosa che ha girato tutto il mondo proprio per scoprire tutti i casi dove c'è la prostituzione minorile, la vendita di bambini e bambine schiave per scopo sessuale e ha scoperto delle realtà devastanti, molto spesso, molto molto spesso legate al narcotraffico, perché alla fine è questo, alla fine è questo, è qualcosa che va tutto insieme, siccome una delle loro armi è proprio la violenza, se vogliamo dire, non è che io penso che siano una categoria di persone definita e anche tanto sfumata la categoria, perché poi si compone di infinite componenti sociali, dal grande narcotrafficante colombiano giù fino al nigeriano che vende all'angolo di Santa Croce a Firenze la bustina, cioè c'è veramente una gamma vastissima che lì è difficile. Di fenomenologia antropologica. È difficile distinguere, certo, c'è tanto, bisognerà parlarne comunque appunto dello spaccio, di che cos'è lo spaccio, di cosa vuol dire esattamente la differenza fra chi aveva 10 grammi perché aveva comprato qualcosa con gli amici per andare in vacanza, chi ha 10 grammi perché sono 10 grammi che vengono dalla quantità più grossa, ma anche per le droghe pesanti questo, perché c'è una La famosa sentenza anche distinzione su tra vittima e questo. carnefice. Eh sì, c'è una cosa anche su questo, tra le notizie appunto c'è una sentenza in cui ora non la faccio troppo lunga perché voglio chiudere, però proprio si richiama il principio della quantità su una quantità che magari può sembrare enorme perché si parla di decine di chili di hashish, mi sembra. Però anche a livello degli spacciatori ci sono delle differenze, spaccio internazionale che fra l'altro oggi comporta le 6-20 anni e bisogna fare anche delle grandi distinzioni perché ci sono tanti in questi dai 6-20 anni e spaccio internazionale sono comprese una vastissima gamma di realtà, dalla coppia che si voleva portare 15 grammi di cocaina che poi avrebbero diviso con gli amici molto probabilmente appena rientrati a Milano o a Roma, fatto una festa e bruciata lì, capito? E si va a quello che riempie i negri di ovuli e li manda allo sbaraglio alle Sì. frontiere, al rischio della vita e poi li recupera in Italia, anche lì voglio dire, come si fanno a non vedere, non lo capisco perché è un po' come le prostitute schiave che le portano da Firenze a Arezzo. E tutte le sere quando le portano a lavorare le vedo io quando prendo il treno, è possibile che la polizia non le vede, ma sarà possibile che soltanto la polizia non le vede? Cioè ci sono tante cose poi anche da dire, però io direi di chiudere Gianni, è stata una Va bella bene, puntata, una bella d'accordo. giornata. Va bene, è stata una Sentiamo se giornata. Roberto c'è. No, non mi sembra, non lo aspetta, lo vedo. Recuperiamo Roberto, ci Roberto, sei? dai. Roberto, non so se ci sta, non credo. Comunque, a questo punto ci avvieremo alla chiusura, dicendo appunto che è stata, senz'altro commentando in chiusura, che è stata un'ottima giornata, con la presenza di Mina Welby, che speriamo di riavere quanto prima, e mia personale, senz'altro, sovraesposizione. Che pagherò, per la fortuna di tutti coloro che ci seguono, con una astinenza dal video, visto che dal 22 starò fuori per un po' di tempo. Vai in vacanza? Sì, vado in Ah. vacanza con i ragazzi, vado in montagna in una zona non lontana da Roma, ma che Gianni Colaccione praticamente va in vacanza. Annuncio, sì, annuncio. Gianni Colaccione va sì. in vacanza. Pare di andare nel Medioevo dove manco i telefonini prendono, quindi è impensabile internet, impensabile Skype Sarà e una bella tutto. disintossicazione. Ma Vai in sì, comunità terapeutica. diciamo, però insomma, penso che dopo 24 ore già comincerò a dare un po' di matto, ma comunque Ne puoi fare, sarebbe ne puoi bello. fare. Va bene, allora chiudiamo qui. Sì, te sai come chiudere? E sì, basta attaccare il pallino su Skype. Ringraziamo tutti i presenti, gli diamo appuntamento intanto a tutte le repliche per chi vorrà sul sito. Ci saranno nuovi contenuti prodotti dall'associazione Enzo Tortora e anche altre cose durante la settimana. E do appuntamento a tutti a domenica prossima. Ciao Ok, Claudia. Ci ciao. Anch'io, ci sono sei anch'io. Roberto? Sì, Ciao, ci Roberto, sono. vieni, chiudi. Ah, eccomi, Ti sono abbiamo aiutato l'altra ritornato. volta. Spero che la trasmissione sia andata bene. Sì. Avete dato gli appuntamenti per la prossima settimana? Sì. No?
No. ho detto va tutta domenica prossima. A domenica prossima, però domani c'è la trasmissione da Milano che noi seguiremo in Nella diretta. diretta, sì, così. Nell'area Perfetto. mezz'ora, sì. Va bene, allora si possono chiudere ufficialmente le trasmissioni di TV Radicale anche per questa domenica 17 giugno 2011. Ringraziamo chi ci ha seguito dalle 5 di pomeriggio, salutiamo Claudia Sterzi e Gianni Colacione e appuntamento a domani sera alle 20:30 su TV Radicale. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti.